Francesco Melli prima ce l'ha detto, il consiglio, l'attenzione che Pavarotti aveva nei più giovani, anche quando è diventato il più grande di tutti Pavarotti, non ha mai dimenticato le origini, la fatica, le varie difficoltà su questa strada e ha cercato di aiutare i giovani. Così come la fondazione voluta dalla moglie, da Nicoletta Mantovani, dopo la sua scomparsa, continua e continua a fare. Gli allievi sono giovani, sono tanti, adesso sono sul palco e tocca a loro proseguire nella grande strada della musica lirica. Alcuni cantanti sono qua con noi. L'applauso è forte da parte dell'Arena, perché questi ragazzi hanno scelto di Libiam nei lieti calici della Traviata di Giuseppe Verdi. Libiamo, libiamo nei lieti calici che la bellezza infiora e la fuggevole, fuggevole ora si inebria voluta. Libiam nei dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente va. Libiamo, amore, amore, fra i calici più cari bacia fra. Grazie maestro, Luigi Enconi. Ragazzi, venite qua da me, venite qua, venite qua, venite qua, venite qua. Intanto credo che Nicoletta meriti l'applauso perché ha fortemente voluto con Federico Salzano, Ferdinando Salzano questa serata, no? E poi sei qui con... Grazie mille a tutti, una serata veramente speciale, indimenticabile. La Fondazione Erico... Io parlo sempre piano, Luciano mi sgrida per questo. Dicevo grazie mille a tutti, una serata veramente indimenticabile. Stasera è una sera speciale per tanti tanti motivi. Hai ricordato a Fondazione quanto Luciano amasse i giovani, ma stasera io vi ho portato le due giovani che Luciano sicuramente ha amato di più e che amerà di più per sempre. Sono Alice e Caterina, la figlia più piccola e l'unica nipote di Luciano.
che sono volute stare con voi stasera in rappresentanza di Luciano. Nome, l'età a voi non la chiedo. Claudia Sasso. Elisa Balbo. Vittoriana De Amicis. Ivan Aion Rivas. A voi l'età la chiedo. 24. Matteo Mezzaro, non si dice, c'è troppo confronto. Togli, li togli. E Alin Stoica, grazie Arena. Hanno avuto questa opportunità meravigliosa di cantare qui all'Arena di Verona in questa occasione ed è, una delle, è lo, il compito principale che ha questa, questa fondazione bellissima, meravigliosa, con l'augurio di andare avanti sempre così e di portare con forza questo genere musicale, questa grande musica lirica in tutto il mondo, così come ci ha insegnato il maestro Luciano Pavarotti. Grazie ragazzi.